Salve a tutti ragazzi! Il viaggio alla scoperta di Salva il Mondo continua, ma se vi siete persi i video precedenti vi consiglio di recuperarli attraverso il link in descrizione. Per chi ci segue da TikTok, raggiungete House of Lama su YouTube per la playlist dedicata a Salva il Mondo, ma anche per tutti gli shorts estratti dalle live dei nostri streamer, i video dei game più divertenti e altri trucchi e news riguardanti Fortnite. Dove eravamo rimasti? Entra! Non entra! Entra! Non entra! Entra! Non penso proprio. Comando. Superstiti. Arriviamo all'argomento fondamentale di Salva il Mondo, ossia i superstiti. Importanti quanto ignorati e mal gestiti dalla stragrande maggioranza dei nuovi giocatori. E forse anche di quelli OG. Sì, da bestemmiare. Infatti, sono molti quelli che credono di poter fronteggiare il re della tempesta di Montespago, il boss finale di Salva il Mondo, mica fracazzo da velletri, maxando eroi, armi e trappole, tralasciando tutto il resto. L'unico modo per accumulare vera potenza è trovare, maxare e mixare i superstiti. Ciò si ottiene curando le squadre in cui si andranno a posizionare survivor compatibili tra di loro. Ma spieghiamola meglio, va? Progredire con la trama di Salva il Mondo permetterà di sbloccare le squadre superstiti, che hanno il compito di aumentare la potenza ma anche di attivare diversi bonus degni di nota. Dalla scheda comando si accede a quella superstiti e da lì alle squadre. Soccorso per la fermezza, attacco alfa per l'offensiva, geek per la resistenza, ingegneri per la tecnologia, insegnanti ancora per la fermezza, assalto ravvicinato ancora per l'offensiva, ricognizione ancora resistenza e squadra esperti ancora per la tecnologia. Non preoccupatevi se non contate lo stesso numero di squadre o di membri nel vostro account. Se non visibili è molto probabile che dobbiate semplicemente progredire con la storia. Le squadre possono essere composte manualmente o anche attivando il completamento automatico. Sempre sia lodato. Ma per i più curiosi e testardi è bene sottolineare che ad avere la primaria importanza è la compatibilità tra la sezione, il leader e il team, anche a discapito del livello. Un esempio banale può essere rappresentato dalla squadra soccorso, dove il leader non può non essere un medico, magari di grado inferiore al mitico, ma comunque sempre un medico. Gli altri membri ovviamente saranno ritenuti compatibili con il leader solo se ne condivideranno la personalità. Come curare la sezione superstiti sarà uno degli argomenti più interessanti che verranno trattati nei prossimi video. Continua a seguire House of Lama ogni settimana per scoprire nel dettaglio tutti i segreti di Salva il Mondo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e raggiungeteci su tutti i social. Buon proseguimento su House of Lama.